Sono molti i perché che portano un artista a creare un'opera d'arte, ma varie creazioni sono allo stesso tempo espressione di forti tumulti interiori, della sofferenza o della follia. Uomo di cattivo umore fa parte di una serie di 69 busti fisionomici scolpiti nell'alabastro o realizzati in una lega di piombo, a opera dello scultore tedesco Franz Xaver Messerschmidt. Alcuni busti sono estremamente naturalistici, mentre altri presentano occhi sporgenti, sopracciglia corrucciate, labbra protese, tendini del collo tesi o capelli scompigliati e comunicano stati d'animo estremi, ilarità, tristezza, rabbia, angoscia e vuoto catatonico. Sono state avanzate varie interpretazioni che tentano di spiegare le ragioni per cui l'artista realizzasse questo affascinante ciclo scultoreo. I busti erano forse pensati come studi di fisionomica legati alle teorie del pastore svizzero Johann Caspar Lavater, secondo il quale il carattere di una persona poteva essere dedotto dall'aspetto fisico. Le opere sono inoltre state associate agli esperimenti di Anton Mesmer, un amico di Messerschmitt e fondatore del mesmerismo, vicino all'ipnosi. Uno studioso ha perfino ricollegato la serie a disturbi digestivi cronici. Qualunque sia la loro origine, le opere hanno coinciso con un deterioramento della salute mentale dello scultore. Fino al 770 circa, l'artista portò avanti una carriera di successo a Vienna, con importanti commissioni per ritratti da parte di regnanti e aristocratici. Lo scultore vantava anche una cattedra presso l'Accademia. Poi Messerschmidt cominciò a soffrire di comportamenti paranoici e allucinazioni. I clienti si allontanarono e gli fu tolta la cattedra. Secondo alcuni, i busti sono proprio un tentativo di scacciare gli spiriti che, secondo l'artista, lo stavano perseguitando. In effetti, molte di queste opere sembrano riprendere i lineamenti di Messerschmidt. Si tratta quindi di stati d'animo che l'artista visse? Testimonianze dei contorcimenti mentali e dell'incapacità di comprenderli? Una cosa è certa: i busti di Messerschmitt rimangono ancora oggi delle opere straordinarie che vanno oltre le forme d'arte dominanti e convenzionali. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!